c'era un qui tutti parlano di non farlo, sono pronti per farlo. Sì, qui c'è il problema che il terremoto ha creato problemi alle sorgenti, quindi ci sono stati danni al vecchio acquedotto e c'è il problema della riduzione del flusso idrico. Oggi si parlerà di questi temi. Per quello che riguarda la protezione civile, noi faremo la nostra parte per garantire la riparazione delle condotte che sono state danneggiate dal sisma, mentre invece per quanto riguarda la captazione di nuove sorgenti, quelle dovranno rientrare in un programma di investimenti strutturali che dovranno essere iniziati ad andare in E quale contributo mettere sul tavolo in questo contesto Ma l'ho detto prima, nel Dipartimento della Protezione Civile abbiamo fatto un'istruttoria tecnica e in fase di gestazione e all'intesa di alcune regioni, le Marche sono state intesa un finanziamento straordinario di 110 mila euro che servono per riparare, per ristorare i costi sostenuti per le riparazioni immediate dopo il sisma della Posso fare una domanda sulle casette? Ci sono i controlli in questi giorni? Che garanzie danno questi controlli sia dei due consorzi, Arcale e CNS? Allora, sulle casette CNS sta facendo un controllo al tappeto, come sia. Per quanto riguarda Arcale, noi abbiamo avuto questo tipo di segnalazione, problema, perché al di là delle casette di messo che sono state prontamente rilasciate, per quanto riguarda CNS, si sta facendo uno studio approfondito, si sta facendo un controllo al tappeto, si sta intervenendo per ripristinare le casette che hanno questo problema di condensa sul pavimento. È stata trovata una soluzione, dovrebbe essere una ventilazione naturale sotto il pavimento ed è una soluzione che sarà sperimentata già dalle riparazioni in questi giorni e poi sarà estesa a tutte quante le soluzioni di Sono quindi un po' di dubbi su anche sono casette per la montagna, sono state un po' criticate. Beh, io non so se questo è un problema legato alla montagna o altro. Credo che sia stato un problema che è emerso rispetto a un progetto che è stato fatto, quindi la società si è prontamente attivata con l'individuazione di una soluzione che sia di minore impatto possibile per la popolazione e che sia anche facilmente da realizzare.